E da Grillo a sua volta un nuovo attacco al Partito Democratico e ai suoi rapporti con il Montepaschi. Sulle prossime elezioni europee il leader dei 5 Stelle si dice ottimista. Lasciando i lavori dell'Assemblea dei soci del Monte dei Paschi, come aveva fatto al suo ingresso, Beppe Grillo attacca il Partito Democratico per i suoi rapporti con la banca senese. Hanno disintegrato la prima banca d'Europa, la prima banca, un valore di 20 miliardi, adesso non ne vale da 2 a 3, si sono quotati in borsa con una fondazione e dentro la fondazione c'era tutto il PD. Allora bisogna prendere tutti i vertici del PD, lo ripeto ancora da un anno e mezzo, se lo potete mandare in onda, processare tutti i vertici del PD dal 2005 ad oggi. Cioè dal 2005 a oggi, e tutti i vertici, e tutti la Consob e la Banca d'Italia, e forse anche Draghi, che sono quelli maggiori responsabili che dovevano controllare. Attacca anche i giornalisti dicendosi mortificato per la qualità del loro lavoro, stenta sicurezza sull'esito delle europee. Perché se lei vince le elezioni europee dobbiamo andare al voto? Perché politicamente saremo la prima forza del paese. Andremo con 1 milione di persone da Napolitano e Napolitano dovrà andare a Cesano Boscone e mettersi lì con lo psiconanetto lì e si tirano sul morale da soli. Si scioglieranno le camere, si voterà un altro presidente e si andranno alle elezioni anticipate. Vinceremo le elezioni anticipate e ci prenderemo il paese in macerie e finalmente con questa gente mandata a casa, con previo prima di mandarli a casa, una bella verifica fiscale su di loro, sulle loro fondazioni, sugli immobili, sui conti correnti.